Bentornati e benvenuti qui ragazzi su Farming 22. Per l'appunto, prima di iniziare questo gameplay di Farming, ti ricordo che in descrizione, se vuoi, puoi acquistare questo, ma non solo, tanti altri giochi scontati. In descrizione in più ti ricordo i miei vari canali social e tanta altra bella robetta, compreso acquistare Farming 25 dai miei link Partnership Giant. Detto questo, iniziamo il gameplay. Allora ragazzi, è pronto e segale verde. Voi direte come mai è pronto? Perché off camera ho rullato e seminato i campi, anzi, in video l'ho fatto. Quindi oggi per l'appunto è pronto il segale verde. Ho visto off camera che per essere pronto il segale verde dobbiamo esattamente falciarlo, perché ho provato con questo, dove sta, con le mietitrebbe per foraggio, ma niente ragazzi. Quindi automaticamente devo per forza di cosa usare la falciatrice, le falciatrici. Io pensavo di affittare questa, ma anche in affitto, ragazzi, costa troppo. Quindi, per fare un po' di cose, facciamo che utilizziamo quella, almeno siamo a posto. Quindi chiediamo un po' di debito, almeno 45, facciamo 55, perché dobbiamo prendere anche l'imballatrice, ovviamente. Quindi adesso mi noleggio questa della Kron, ovviamente non ha bisogno di configurazioni, a parte le ruote che si possono, no, non si possono modificare. Se volete, vi faccio sentire il motore. Normale default, quindi lo noleggio, ragazzi. Esatto, noleggia. Adesso andiamo al negozio. Eccola qua, perfetto. Andiamo subito in farm a fare questa lavorazione, raga. E poi direi che iniziamo la procedura. Ed eccoci, ovviamente, in farm, quasi arrivati. Ho scelto questa lavorazione con questo macchinario, ragazzi, perché comunque è il più sbrigativo, anche se è un po' grande per questa mappa, però un po' sprecato, devo dire. Però, ragazzi, è l'unico metodo per fare le lavorazioni abbastanza veloci. Quindi vediamo se ci passo di qua, vediamo se vado per di qua, vado, ci passo. Ci sono passato come non ci fossero domani. Quindi adesso vado per di qua, perché inizio dall'altra parte, così almeno ci sbrighiamo veramente prima. Ed eccoci ovviamente in posizione operativa, quindi hashtag operazione. Poi facciamo la copertina con la imballatrice che prendiamo per l'appunto, non con questa perché questa l'abbiamo già vista. Adesso vediamo, dispiega, l'abbiamo dispiegata, bassa. Vediamo qual era quello per accendi. No, non voglio fare questa, ma volevo fare quella con la lavorazione di una sola andana, così mi risparmio tempo, ragazzi. E iniziamo subito questa trinciatura di questo segale verde, che ho visto che comunque alla fine è erba. Poi magari, se lo sapete meglio di me, commentate con un bel commento la coltura esatta in descrizione. Magari ditemi: sì, hai ragione, ed erba, no, non è erba, oppure erba medica, non lo so, perché non sono molto esperto di questa coltura, devo dirvi la verità. Magari mi farò una ricerca, diciamo, in descrizione, per l'appunto lo scriverò, non lo so, adesso vedo, insomma, vedo un attimo. Intanto vediamo se riesco a girarmi. Ce la faccio. Beh, ma sì, anche se raccogliamo sto qua meglio, perché alla fine è buono. Hashtag buono. Vediamo, ce la faccio. Ce la faccio, sì, dai, ce la faccio, ce la faccio. Eccoci qua, perfetto. Andiamo dritto. Ci provo almeno ad andare dritto. Andiamo a raccogliere anche questi ciuffetti. No, che ho preso il pipino. Hashtag pipino. E insomma, ragazzi, come state trascorrendo questo settembre? Io, come al solito, sto aspettando altri componenti per il nuovo PC, perché non so se lo sapete, ma ho preso del nuovo PC per l'appunto. Quindi ancora un po' di tempo ci vorrà. Ma non abbiate fede che il nuovo PC sta arrivando, così avete anche una qualità maggiore per i video, anche in 2K o in 4K addirittura. Adesso sono indeciso su quale scheda video prendere, se la serie 4000 o la serie superiore alla 4000. Insomma, adesso vedo un attimo, ma penso di stare su una roba tipo la 4060 o 4070, comunque giù di lì, non di più. Non sarà un PC della Madonna, ma sicuramente meglio del questo, di questo. Non vi dico i componenti ancora, perché vorrei farvi un video dedicato per quando sarà l'occasione giusta, diciamo. Quando sarà l'occasione giusta vi faccio un video dedicato dove vi dirò tutti i componenti dalla quale ho preso il tutto, compreso di tanto di link e ovviamente tanto di link di affiliazione ad Amazon e tanta roba, per cui
Anche voi, se siete alle prese alla ricerca di un PC e non sapete che componenti fare, così almeno avete un'idea su quale budget, diciamo, fare. Poi, ovviamente, io non sono un esperto in material, però comunque mi sto facendo aiutare anch'io su questo nuovo PC perché giustamente è un problema se non mi faccio aiutare, perché magari tanti mi dicono prendi Intel, prendi Ryzen. Però questo giro volevo un po' cambiare, ragazzi, volevo un po' cambiare i componenti, quindi sicuramente vedrete fuori qualcosa di diverso da quello che ho adesso, insomma, perché adesso attualmente io monto un Intel i7 7000, che non è un brutto processore, anzi, all'epoca era un bel processore, ma insomma, anche il mio computer adesso tutto sommato non è che faccia schifo, però ho bisogno comunque di un nuovo PC anche per Farming 25, ragazzi, ovviamente per Farming 25, per tanti altri giochi che vorrei portare anche qui sul canale e anche sul canale Viola, dove vi ricordo che faccio le live su Twitch. Quindi se volete passare, trovate il link in descrizione, ovviamente che là si faranno altri capitoli e altre tematiche di giochi anche, ovviamente Farming 25, Euro Truck, American Truck e così via, però vorrei fare qualcosa di più spinto su quella piattaforma. Comunque, detto questo, per l'appunto, sì, mi manca ancora 5 pezzi per il collaudo completo e ovviamente, come si dice, ovviamente la consegna del PC, perché mi sto facendo aiutare anche nel montaggio, perché io purtroppo non ho molto tempo da star lì a montare il PC, perché lavorando sempre non ho molto tempo, quindi devo per forza di cosa farmi aiutare a montare il PC. Anche questa persona sta lavorando, diciamo, però ha molto più tempo di me, insomma, perché io arrivo a casa al pomeriggio che sono distrutto e ovviamente devo comunque per forza fare anche i video, fare anche le live, per cui non avrei molto tempo. Comunque, datemi un attimo. Ok, eccoci qua, ho spento il climatizzatore, perché comunque sì, da me si sta relativamente meglio, infatti anche per quello che in questi ultimi video state vedendo la web, perché comunque ha rinfrescato un po' da me, si sta decisamente meglio. Infatti mi sto muovendo anche a fare questo video perché comunque da me c'è l'allerta rossa, abbiamo l'allerta rossa per il maltempo, per cui mi devo dare un po' una mossetta, insomma, hashtag mossetta. Andiamo a prendere anche sto ciuffo perché odio vedere questi ciuffi. Ok, manca anche questo. Abbiamo quasi finito, ridendo, scherzando, ragazzi, abbiamo finito. Allora, ragazzi, sto avendo anche qualche problema con questa mappa, non so perché, ma boh, vedrò di risolvere, vediamo se riesco a risolvere. Se no, pazienza, me la tengo così perché tanto ho intenzione di chiudere anche questa serie pian piano. Adesso, quando ho un attimo, cerco qualche altra mappa. Consigliatemi voi anche qualche mappa che volete vedere, così magari metti caso che posso portarvela. E detto questo, niente, abbiamo finito anche qui di fare il tutto, il fregnetto. Allora, stavo pensando, ragazzi, di affittarmi, ovviamente, o comprarmi direttamente la trebbia, sì, la trebbia, l'imballatrice, perché vorrei comunque anche imballare, non so dove arrivo oggi in questo episodio, quindi adesso vediamo un attimo, insomma, raccolgo anche i ciuffettini qui che ho lasciato, eccolo qua l'ultimo, perfetto, adesso posso restituire questo, quindi vai, invio, perfetto. Adesso mi compro direttamente, ragazzi, una bella imballatrice perché quella che ho già adesso non ce l'ho, quindi non ce l'ho, però vorrei comprarne una. Quindi vado su trattori, no, sì, vado su trattori, vediamo se trovo l'imballatrice, che non la trovo, mannaggia. Ah, eccola qua, imballatrice. Vorrei comprarmi questa qua della Kubota, ragazzi, perché visto che ho tutto tema Kubota, però costa 100.000 euro, quindi che ci facciamo un mega mega debito. Eccolo qua, chiedi, chiedi, chiedi. Facciamo che 130, dai. 130, si vola, Martin Garrix. Po, 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 po. Vabbè, allora salutiamo Martin Garrix che ci segue sempre. Quindi eccola qua, compra, perfetto. Vado al negozio a prendere la roba, ragazzi, con il mitico fiattino. Ed eccoci ovviamente già in posizione operativa, che adesso già inizio già a dispiegare la trebbia, hashtag già, ed eccoci qua ovviamente che iniziamo, raga. Ho preso questa imballatrice perché almeno non mi devo fermare ogni volta, così è più comodo, non perdo tempo e soprattutto ci impiego molto molto meno perché ha la doppia capacità questa imballatrice, quindi tanta robetta, ragazzi, tanta tanta robetta. Eccolo lì, vedete che già sta raccogliendo
L'altro pezzo lo sta già sputando fuori, non mi devo fermare assolutamente. In teoria, vediamo, eccolo lì, esatto. Eccolo lì che sta già fasciando la balla, pronta per essere poi venduta successivamente. Intanto vediamo se adesso mi devo fermare. No, neanche, vedete che avevo ragione. Quindi niente, ragazzi, ecco, questo è il riassunto del video. Oggi abbiamo trinciato il segale verde, poi abbiamo, anzi, abbiamo falciato il segale verde, stiamo facendo le balle di erba, perché il file type del gioco lo riconosce così come erba, quindi tanta roba. E niente ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto, non è per l'appunto un video tanto lungo, ma comunque volevo giusto farvi vedere questa lavorazione, poi ovviamente quello che manca da finire lo finirò in live su Twitch per l'appunto, perché sennò veramente off camera non ho molto tempo per l'appunto lavoro e tutte cose, per cui non avrei molto tempo da dedicarmi a questa serie, per cui quello che magari poi vedrete successivamente l'ho fatto in live su Twitch, che magari questo campo lo trasformerò, adesso vedo anche se avevo detto che non voglio rovinare questa mappa, ma fare soldi mi sono reso conto che è veramente difficile, quindi devo fare soldi per investire anche sui mezzi e tutte le robe. Quindi ragazzi, niente, dai, io mi fermo qua con questo gameplay, spero che vi sia piaciuto, se così commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, e detto questo con la sigla, ciao dalla regia, è tutto, con Farming 22 sulla mappa tedesca, ciao! Deutschland.